Da questa base cominciamo il lavoro sul centro, che è la base per sviluppare il bozzolo di seta, poco tutto il Qigong, ma soprattutto con gli esercizi del bozzolo di seta. Quindi primo esercizio, sciogliere le anche, mani e fianchi, rilassare le spalle, anche così va bene, e poi disegnare un cerchio con il bacino, per esempio questo propedeutico bene al lavoro sull'anima. Qui ruotare le anche, sì, ma diciamo possiamo considerare un esercizio di tantien training, ovvero attivazione del tantien, come se la sfera del tantien, con diciamo la nostra intenzione, viene messa in movimento disegnando un cerchio all'interno della vita. Quindi cerchiamo di produrre il movimento del corpo sempre attraverso l'energia. Creare un'onda di movimento interna, cambio verso, l'anca sempre rilassata in modo da sciogliere bene l'articolazione. La testa ferma, sempre come fossi sempre appeso al cielo. Secondo esercizio è il movimento 8. Qui attenzione, bisogna fare attenzione a vari fattori. Qui c'è uno spostamento e un avvitamento. Spostamento e avvitamento sulla destra del femore. Però anche qui è importante non fare uscire l'anca dal movimento, non piegarsi da sinistra e destra, mantenere sempre dritta la testa e la schiena. L'idea è sempre come di disegnare un occhio all'interno, sempre una forma di tanti entrambi. Qui altra cosa importante è quando ruoto, il ginocchio opposto mantiene la sua posizione elasticamente, non c'è. Tenere la posizione, anzi in controavvitamento diciamo, quando vado a destra il ginocchio sinistro non segue, ma è come se si avvitasse un po' nell'altra direzione. In questo modo ottengo avvitamento e radicamento nella terra. E poi possiamo anche cominciare a creare il primo movimento collegando proprio la mano al corpo, al tantien, come proprio per disegnare il modo. Però il movimento originario è generativo e al centro, non è nella mano, ma nel tantien, diciamo. Proviamo anche con l'altra, via. Questo è importante perché cominciamo a creare la connessione tantien, braccio, centro, periferia, basilare per sviluppare tutti i movimenti. Facciamo questo stesso movimento, adesso il piede destro in avanti, lo stesso tipo di movimento, come un otto, ma adesso diciamo un po' asimmetrico, c'è una gamba alzata. Sempre il disegno l'otto, ma adesso sarà un otto diciamo così diagonale, come se lo disegnassi sulla tavola o sul terreno. Alle ginocchia, mantenere stabile la parte inferiore. Senza di rotazione vuole iniziare?
può essere dritto o rovescio, quindi posso andare spirale dritta, diciamo spirale inversa, è lo stesso, cioè come seguire una pista, diciamo, o in un verso o in un verso, una direzione opposta. Possiamo fare dritto, diciamo, in questo verso. Questa è la base.